Quest'oggi ci troviamo allo studio del maestro Riccardo Napolitano, musicista polistrumentista, per parlare della sua formazione artistica e del suo nuovo progetto musicale, Piano Flash e Baby Piano Flash. Sappiamo che lei è anche un noto pianista di musica jazz, con un curriculum di tutto rispetto e tanti riconoscimenti. A che età si è avvicinato al mondo della musica e come nasce questo innamoramento? Allora, io inizio a suonare a 11 anni, grazie a un regalo di mio padre, che portò questo pianoforte in casa e per me e mio fratello. Fino ad allora non avevo ancora vissuto la musica in grandi modi, anche se papà era un grande appassionato e suonava fin da quando era giovane la batteria. Era una cosa familiare perché mio zio anche, insomma, si dilettava e avevano una bella band. Per noi la musica era così diventata una cosa, un elemento di grande compagnia. Però c'era un problema. Io non riuscivo proprio a suonare, cioè avevo voglia di realizzare velocemente tutta la mia creatività, la voglia di comporre o di suonare i brani, ma proprio purtroppo non ci riuscivo. E anche, diciamo, i primi anni in cui poi mi cimentai, come tutti, nel percorso conservatoriale, purtroppo non riuscivo a rendere. Allora, è vero, mi dicevano che comunque avevo orecchio, che ero musicale, che avevo doti che potevano essere valutate come molto buone. Io però, devo essere sincero, non ero soddisfatto. Avevo una fame che non si saziava. In realtà non è che chissà che cosa chiedessi, però volevo fare anche cose semplici, suonare un semplice tanti auguri a te per gli amici, però purtroppo sapevo suonare solo Bach, cioè quindi mi trovavo a ore e ore di esercizi, ore e ore di composizioni dei più grandi illustri, che io diciamo amavo, ma non riuscivano a formarmi come volevo. Io chiedevo sempre ai miei insegnanti, ma perché hanno scelto quelle note lì? Come hanno fatto proprio a decidere di suonare proprio. Per me era ignoto che loro usassero queste note qui, perché a volte c'erano i tasti bianchi, a volte c'erano i neri. Per me c'era una sorta di buio di fronte a queste domande. Mi ricordo che c'era una frase che veniva ripetuta in continuazione ed era: dopo il diploma capirai, dopo il diploma accadrà, diciamo, fantomatiche magie. Ragazzi, non è accaduto nulla dopo di loro. Quindi ho dovuto poi cimentarmi con un grandissimo maestro, colui che è stato per me la chiave di volta e che mi ha permesso di fare la vita che poi ho finalmente voluto. E mi sono dedicato un po' più da grandicello, proprio quasi da capo, all'approccio alla musica in un modo totalmente cosciente, consapevole, direi. Sono stato ben guidato da mio padre, quindi la batteria è sua. Lui era batterista e aveva questa band giovanile con la quale ha avuto pure i suoi bei successi. Mi raccontava che si è divertito. Ah. E mio padre, appunto, era il batterista di casa. Fondamentalmente, anche se ha fatto tutt'altro, era un direttore del carcere con una grossissima passione per la musica. Ed è lui che ha voluto fortemente che in famiglia ci fosse la musica come c'è stata da lui quando era giovane. Io ho iniziato, posso dire, con la batteria per imitarlo, perché vedevo fare cose che poi ho scoperto effettivamente che da adulto potevano essere più scomode nella, come dire, sincronizzazione nell'autonomia degli arti. Il pianoforte, infatti, io credo di aver avuto invece un approccio meno emulante, perché avevo solo uno zio che amo tantissimo, che è colui che comunque mi ha fatto nascere la passione poi per lo strumento, ma dal quale non riuscivo poi ad attingere granché come sono riuscito a fare invece da mio padre. Per cui io nascevo, posso dire, batterista, addirittura al liceo io ero un batterista del gruppo che c'era a scuola. In realtà poi divento pianista come quando poi ho incontrato il mio maestro, ma ero già grandicello, avevo 23 anni e carriera che non era proprio ipotizzabile. E quindi da lì ho capito che la musica era un'unica lingua e a seconda dello strumento cambiava poco. Cioè io avevo la possibilità di usare le ritmiche sia qui, tipo, se, cioè, per dire,
il linguaggio musicale ritmico è applicabile a tutti gli strumenti. Quindi io nel momento in cui inizio a fare tipo oppure al pianoforte lo faccio tale e quale, cioè io mi metto con le mani a fare gli stessi colpi, scegliendo però le note che voglio per ogni singolo colpo a disposizione. Risultato finale, creo un ensemble tra gli strumenti che iniziano veramente a dialogare fra di loro e quindi la cosa diventa divertentissima. Infatti la sensazione di chi suona la conosce solo chi suona, per cui io dico sempre suonate. In questo lungo periodo di emergenza sanitaria che ormai vive il nostro paese, lei ha ideato un nuovo progetto musicale, accessibile a tutti, Piano Flash e Baby Piano Flash. Come nasce questa idea? Il mio metodo ha radici abbastanza lontane, perché diciamo pongono, cercano di risolvere velocemente la voglia di suonare. In questo periodo pandemico sicuramente, secondo me, è una soluzione efficacissima. Le persone che si sono giustamente costrette in quattro mura, in qualche modo sono convinto che la musica potrebbe essere una soluzione quasi ascetica per riuscire anche a convivere con se stessi o con i propri compagni e compagne in modo più sereno, più bello. La musica è un veicolo introspettivo enorme. Il mio progetto in verità nasce da un dolore. Non sembra, perché la musica viene sempre raccontata in modi molto gioiosi, e lo è, però il riuscire a farla e il non riuscire a farla è uno stato intimo di ogni musicista. Cioè la parte di realizzare ciò che vuoi fare richiede spesso degli sforzi o addirittura anni. Cioè tante persone, in Italia in particolare, io ho avuto la fortuna di lavorare in tutto il mondo, sono stato a Dubai, a Abu Dhabi, navi da crociera solo categoria 5 stelle, Palma di Maiorca, Francia, e solo in Italia purtroppo noi abbiamo un immaginario veramente leggendario della musica, quindi dove crediamo che sia solo un fattore talentuoso, solo una predisposizione innata o cose di questo tipo. Beh, io in realtà ho proprio dimostrato che non è così, cioè ho stravolto tutti i canoni, anche quella leggendaria idea che si debba imparare da piccoli, non è vero. Io ad un ragazzino, nonostante Francesco sia così talentuoso, i tempi di assorbimento e di trasformazione, di conversione dalle informazioni al musicista sono veramente 5 volte più lunghi rispetto ad un adulto. Ho degli adulti che hanno iniziato con me proprio nel pensionamento, perché finalmente avevano tempo, e ho trasformato queste persone nel giro di un anno, proprio rendendoli finalmente quelli, cioè mi sono molto grati loro a me. In verità io ho solo alleggerito la mole di lavoro facendo una grandissima, cioè un filtraggio, ho filtrato tutte le informazioni che erano necessarie e le ho rese subito fruibili, per cui una persona che avrebbe voluto imparare in questo modo non deve per forza spendere 30 anni. Quindi da questo punto di vista, secondo me, anche in questa fase pandemica diventerebbe un'ottima pillola di felicità, perché accelererebbe, diciamo, enormemente i tempi. Appunto prima ci parlavi di Francesco Grilletto, che è un bimbo talentuoso, oserei dire un bimbo prodigio. Quali sono e se ci sono caratteristiche particolari per approcciarsi appunto a questo tuo nuovo metodo? Allora, posso essere sincero. Io ho codificato insegnando anche in alcune scuole dell'infanzia e alle elementari, oltre ai miei studi che, insomma, nei quali poi ho elaborato poi le strategie che poi attuo. Chiunque può imparare, chiunque, anche perché la musica è uno dei linguaggi universali, insieme ai colori e le note. Non so perché in Italia non è ancora in modo ufficiale, cioè io lo prescriverei proprio dal medico, dovrei dire devi fare almeno 4 ore a settimana di musica, cioè tu ci devi avere a che fare, che sia solo ascolto, che sia in modo percussivo, che sia insomma la tua tendenza naturale va assecondata, anche se non ce l'hai, perché tu credi di non averla, ma in realtà, cioè, come fai a dire no, io i colori non li voglio vedere? È impossibile vivere senza numeri, senza colori, senza note.
non è detto che tu debba fare il musicista per suonare. Io infatti in realtà sono orientato più a queste persone che amano la musica, che era un po' come quando io ero piccolo, io volevo fare il veterinario in verità. Poi la passione e l'amore per la musica ha preso il sopravvento, ma in verità per me la musica doveva essere solo una realtà che mi apparteneva. Francesco è uno di coloro che da solo è riuscito, per fortuna senza traumi, perché ho avuto per ora, io gli dico, tu sei fortunato perché per ora hai avuto me, ma se avessi avuto delle trafile traumatiche o magari noiose, avresti potuto magari anche scoraggiarti un minimo. Questo per fortuna non è successo. No, Francesco, ti stai divertendo? Ascoltiamo appunto una testimonianza diretta da Bravo, come si diceva. Francesco. Francesco, quanto lo trovi semplice questo metodo di insegnamento e se ti piace? Eh beh, dalla seconda lezione ad imparare già i brani accompagnati, una prima composizione che riguarda tutte le note, non è un'esperienza che si guarda tutti i giorni, ecco, che, cioè non c'è niente da dire, basta che tu suoni, tutti quanti ti ascoltano e alla fine compiuto il tuo lavoro, basta andare avanti e non lasciarsi tutto alle spalle dietro senza dimenticarsene. Sì. Bravissimo.